Buongiorno ragazzi, siamo alle Maldive di nuovo, però sta piovendo, sì, quindi siamo un poco tristi, notare, notare. Ieri invece il tempo non era male, ci siamo fatti il bagno, siamo arrivati ieri pomeriggio e siamo in questa beach villa meravigliosa, anzi quando torniamo dalla colazione probabilmente riesco a farvi il tour completo, però adesso stiamo già aspettando la macchina che ci porta al ristorante, perché in realtà abbiamo un sacco di cose da fare, con Benefit hanno organizzato un sacco di cose e oggi dobbiamo fare snorkeling e andare a vedere le tartarughe, però credo che non sarà tanto fattibile per via del tempo, quindi stanno tipo riprogrammando tutto quanto. Noi intanto andiamo a fare colazione, vediamo. E qui c'è il mare, lo vedete? C'è il mare. Qui c'è patatone, stile Beach Boys. Comunque, anche se c'è la pioggia, sono con le occhiaie da sole. Anch'io. Ma per coprire le occhiaie più che altro, visto che non abbiamo dormito niente, tipo, e siamo. Ieri non abbiamo proprio dormito, oggi abbiamo dormito, sì, dai, decentemente, tipo 8 ore. Però ieri abbiamo proprio saltato una notte di sonno, perché in aereo, eccetera, non siamo riusciti a dormire. Benefit ci ha fatto anche un sacco di regalini, se mi seguite su Instagram Stories lo sapete, tra cui anche questa borsa bellissima con un sacco di prodotti all'interno. E niente, insomma, la nostra stanza è un po' incasinata in questo momento, ma è molto molto bella. Siamo a colazione. Questo è il ristorante dove facciamo colazione e siamo proprio sul mare. Bello, Sì, è molto bello. Ieri c'era un cocktail party qui sulla terrazza. Eravamo qua? Sì, credo di sì. Era bellissimo, no, eravamo più in là, molto bello. E questa è la nostra colazione. Anche qui ho preso muesli, avena con il latte di mandorle, che qui ti danno in questi tipo questi barattolini molto carini, che è una porzione. Poi ho preso frutta e poi succo d'arancia che te lo fanno te lo fa tipo al momento una macchina. Mi ricorda un sacco il macchinario che c'era ad Amsterdam nei supermercati quando mi facevo la spremuta al momento. E poi ho preso uova strapazzate, sono tre bianchi e un giallo, cioè tre albumi e un tuorlo. E poi del tè caldo, questo è tè alla menta. E Tomas invece ha preso cornetti soliti con la marmellata e la fragola, anche lui succo d'arancia e tè e basta. E il latte non lo vuole più bere, ha deciso, basta. Questa settimana farò meno. Ok. Buon appetito. Stiamo aspettando la macchinina che ci porta alla nostra camera. Ha smesso di piovere. E sembra laggiù che stia arrivando il sole, quindi speriamo bene. Ci hanno detto anche che alla fine i piani non sono cambiati, quindi ora torniamo in camera, prendiamo le pinne, prendiamo la maschera e poi alle 10:30 ci troviamo alla reception e andiamo a fare snorkeling, a vedere le tartarughe. E Tomas si tuffa sicuro, io non lo so. E anche lei si butta. No, non è vero, io non Sì, ti ho mai detto questo. sicuramente Io ti ho sì. detto che se l'acqua è troppo profonda ho paura che mi vengano tipo le meduse, qualche strana bestia e non mi lancio. Devo vedere. Si lancia, Al si massimo lancia. ti saluto da sopra. Si lancia, si lancia, Con lo sicuramente. squalo che ti seguirà io. Ciao! Squaletti, dai, sono Sì, quelli. squaletti. Comunque, vediamo, vediamo, non lo so. Però sono contenta che i piani non siano cambiati. Quindi hanno organizzato un sacco di roba per questa giornata che siamo qua. Quindi oggi abbiamo, allora, mattina snorkeling, andiamo a vedere le tartarughe. Che però mi ispira tanto vedere le tartarughe. Sarebbe un peccato non buttarmi. Sì, sì. Però vediamo. Voto sicuramente. Ecco di nuovo. E poi invece abbiamo picnic sull'isola all'aperto, bellissimo. Questa sera abbiamo la cena nel ristorante sottomarino più grande al mondo, quindi sono super super contenta perché si cena e tutto attorno c'è il mare, bellissimo. Questa è l'entrata della nostra casetta. E guarda le pinne che ci aspettano per E dopo. guardate anche il numero della nostra casetta, che è facilissimo da ricordare. 1, 2, 3. E qui invece c'è il classico vaso
con mezza noce di cocco, che serve, come ben sapete, a sciacquarsi i piedi prima di entrare in casa dalla sabbia. E Tomas ci fa vedere come funziona. Spostati. Ok, scusa. Tomas ci fa vedere. Ma perché ti bagni i piedi? Non sei mica sporco? Ok, sabbia in mezzo. Come non detto. C'è sabbia in mezzo. C'è sabbia. Questo è uno e poi il secondo. Voilà. Molto carino, perché l'entrata è coperta da un po' di vegetazione, ci sono le palme, molto bello. E lì invece si va verso la spiaggia, verso l'altro lato della casetta. E questo per gli ombrelli. E questa è l'entrata. E questa è la chiave. E il resort è Hurawalki. Hurawalki è Hurawalki. È questo, questa isola. No, questo è il resort. Resort. Non so come si chiama l'isola. E queste sono invece le pinne e le maschere che useremo per lo snorkeling. Questo è il programma per queste giornate, ce ne hanno dati due. E oggi siamo il 31, abbiamo allora breakfast buffet, abbiamo già fatto colazione, poi abbiamo private turtle exploring boat tour, sono super super contenta perché andiamo a vedere le tartarughe, spero almeno di avere il coraggio appunto di lanciarmi in acqua. Poi abbiamo private sandbank picnic barbecue lunch, quindi abbiamo il pranzo su una spiaggia privata e faremo un picnic barbecue sulla spiaggia, sono super contenta anche per questo. E poi la sera c'è la private dolphin, manca una I, dolphin sunset cruise, che sono, lo sapete perché siamo andati a farlo anche nell'altro resort, siamo stati in viaggio di nozze, ed è la crociera per andare a vedere i delfini, quindi che è la cosa più bella del mondo davvero, mi sento super fortunata ad essere qua e poter fare tutte queste cose perché è bellissimo. E questo è quanto. E poi qui c'è il resto degli altri giorni, insomma. E questo era invece il welcome da Benefit. We are so happy to welcome you in the Maldives Island for our big Benefit event. Sì, che carino. E poi niente, questa è la borsa, come potete vedere, la mia nuova Chanel. Oggi la usiamo per la prima volta, super 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 contenta. Super super spaziosa, ho messo anche il cappello, come al solito tengo anche le cose di Tomas perché gli uomini ci fanno sempre tenere le loro cose. E cellulare, occhiali, adesso le pinne le prendiamo, sono fuori. Ciao cameretta, ciao ciao. Siamo sulla barca, stiamo per andare a fare snorkeling. Sì, Ale, ciao. Tomas è anche prontissimo, sarà il primo a tuffarsi, non gliene frega niente se l'acqua è profonda e se ci sono tutte le meduse del mondo. Io... L'acqua a 27 gradi. Praticamente è una vasca da bagno. Cioè, nella serie, se c'è brutto o bello. Chi se ne frega, io mi lancio, bene. Ci piace lo spirito avventuriero, io non sono così. Io ho paura. Comunque la vista qua, guardate che meraviglia è. E lì ci sono le altalene, poi voglio andarmi a fare la foto sulle altalene. Sì. Adesso vedremo anche i delfini. Spero. No, i delfini li vediamo stasera. Ah, stasera, sì. E su le tartaruga. Hello. Hi Steve. We have the seating area here. We can sit wherever you want. There's the seating area upstairs. Ok ragazzi, abbiamo nuotato con le tartarughe, alla fine mi sono immersa anch'io, anche se dove era un po' più profonda avevo davvero paura perché non vedevo niente, ma poi siamo andati un pochino più vicino alla riva ed era stupendo, abbiamo visto diverse tartarughe, allora una era super super amichevole e tipo nuotava accanto a noi e io l'ho seguita e poi è tornata in superficie e poi ha preso un po' d'aria e poi è ritornata giù in profondità e poi l'abbiamo accompagnata e mi sono fatta anche le foto con lei. Poi ce n'era un'altra che nuotava con lei, una un pochino più piccola, è stato bellissimo. E poi sono super super amichevoli, si stanno vicino l'uno
arrivati dalla barca che era là dietro. Adesso abbiamo un picnic per pranzo qua sulla spiaggia. Guardate che bellezza, è bellissimo. Qui ci sono le altalene. Vorrei farmi una foto qua la sera quando la marea si abbassa. Adesso sono immerse. Qui c'è il nostro picnic. Guardateli qua, sono simili a quello che veniva a trovarci nell'altro resort, ma questi sono black tip. Baby sharks. Baby sharks. Che belli. Hola. E andiamo scalzi. Siamo tornati un attimino. Ci siamo cambiati, anzi io mi sono cambiata. Tomar si è messo soltanto la sua canotta. Aspetta che te la metto a posto. No, anche il girasole. Ah, il girasole? Bellissimo questo girasole. La ghirlanda di girasoli. E io mi sono messa l'abitino nero da spiaggia. Ho preso la chanellina, che però quella è laccata, così anche se si bagnano non ci sono problemi. E siamo scalzi tutti e due, ma tanto siamo su questa spiaggia bellissima. E tra l'altro hanno fatto il picnic, adesso ci siamo accorti, proprio davanti alla nostra camera. Il che è fantastico. Sì. Che bello. È bellissimo qua. Ok, ci siamo presi qualcosina da mangiare al buffet, è bellissimo qua, ve l'ho già detto 500 volte, comunque io ho ordinato un Cosmopolitan, che l'ho visto che lo stava bevendo un'altra ragazza, e mi è venuta voglia, e ho preso due pannocchiette, e poi bastoncini di pesce, bastoncini di formaggio, insalata con tonno e cocco, che devo assaggiare e vedere com'è, e poi gamberi, gamberetti, e Tomas ha preso anche pesce. Gamberi, e... gamberi, sì sì, tutto uguale, però pesce in più e non hai preso... No, non è tonno quello, è tipo pesce bianco, ma non so che pesce. All good, thank you. E io invece ho preso le pannocchiette che tu non hai, però se vuoi te le vado a prendere. Siamo rientrati dal picnic sulla spiaggia, adesso siamo qua in camera, ci cambiamo per andare in palestra perché stasera non avremo tempo di andarci e quindi volevamo fare un salto adesso. Tra l'altro notare, i miei capelli sono liscissimi, proprio spaghetti, non hanno un'onda neanche a cercarla, ve lo garantisco, eh. E non so come, ma con l'acqua di mare vengono tutti ondulati, non lo so, è stranissimo, è veramente strano. Eppure li ho sciacquati, ma sono, mi piacciono così, però stasera comunque prima di andare al party li laverò, credo, perché non voglio restare con questa capigliatura da pazza. Comunque adesso appunto andiamo in palestra, mi cambio. Tra l'altro qui c'è un po' di frutta stranissima e ci sono, oh, non si vede granché, ci sono queste banane minuscole, piccolissime, sono super buffe, e poi c'è questa roba che io non ho la minima idea di che cosa sia. Qualcuno per favore può darmi una spiegazione di che cosa è questo coso. Dopodiché questi non li conosco, cioè in realtà li ho visti qualche volta ma non so come si chiamino, però sono buoni questi. Poi vabbè, la mela la conosciamo, le arance le conosciamo, questa è un'altra cosa che non è ben definita e non abbiamo idea di che cosa sia, magari se ci dite come si mangia. E poi questo è quel frutto che assomiglia a lici ma non è lici, l'abbiamo assaggiato nell'altra isola, mela. E altra cosa stranissima sono questi, che sembrano ripieni all'interno, ma anche questi non sappiamo che cosa siano. Quindi se magari ci date una delucidazione ve ne saremo molto grati. E poi perché le banane qua sono così piccole? Non si sa. Comunque, altra cosa bellissima che c'è qui in camera. C'è una manta peluche, sì, ma non è carinissima? Secondo me è super super bella. Ed anche tutti, vedete, tutti i pallini e le cosine, è molto accurato, che carino, è bellissima. Che poi ci avete detto che quelle che vedevamo nell'altro resort non erano mante ma razze, invece le mante sono più grandi. E questo è un peluciotto carinissimo, chissà se ce lo possiamo portare via. Manta Trust, che carino, devono essere molto molto belle. Adesso stiamo cercando di organizzare un altro giro perché sinceramente oggi, allora, siamo andati a nuotare, a vedere i pesci, a vedere le tartarughe, ma soltanto tipo per 40 minuti, non lo so, era
talmente, cioè troppo poco tempo, quindi stiamo cercando di organizzare. Ho dato io l'idea, tra l'altro, alla ragazza di Benefit, ho detto ti prego, dobbiamo tornare, visto che domani abbiamo del tempo libero, a me piacerebbe se organizzassero di nuovo un'uscita in barca, magari altre ragazze vogliono venire, andiamo tutte insieme, sarebbe bellissimo, e andiamo a vedere, perché le mante non sono riuscita a vederle, ho visto ovviamente le tartarughe, un sacco di pesci stupendi, poi c'erano questi... non stormi, stormi sono di uccelli, però c'erano tipo questi banchi di pesci, questi gruppi di pesci, ce n'erano tantissimi, blu, poi ho visto i pesciolini quelli gialli, poi ce n'era un altro tipo blu e verde, stupendi, hanno dei colori meravigliosi, poi c'erano anche altri tipo un po' più neri, e poi abbiamo visto, sì li ho filmati, gli squali black tip, meravigliosi, sono tipo quasi bianchi, giallognoli con queste punte nere, stupendi, ed erano talmente vicini alla riva, cioè l'acqua sarà stata profonda tanto e loro ci nuotavano, non pensavo si avvicinassero così tanto alla riva, e quindi spero che domani possiamo tornare in barca, perché avevo così tanta paura a tuffarmi, ma a volte bisogna davvero superare le proprie paure per vivere delle esperienze che altrimenti non vivresti, quindi avevo davvero tanta paura a tuffarmi, eppure ce l'ho fatta, eppure mi sono trovata per un attimo, perché alcuni erano sulla barca, poi tutto il resto del nostro gruppo era lontanissimo e io invece non mi sono fatta prendere dal panico e dalla paura. Il primo tuffo che ho fatto sono risalita subito, avevo davvero paura, tant'è che non avevano la scaletta, dovevano appena metterla, io avevo davvero paura. Non ovviamente dell'acqua in sé, perché lo sapete, ho fatto nuoto sincronizzato per un sacco di anni a livello agonistico, quindi io so nuotare benissimo. Problema mio, e non mi stanco nemmeno, il problema mio sono proprio gli animali, cioè ho paura che arrivi una medusa, ho paura che arrivi, non lo so, qualsiasi tipo di animale, e io se non riesco a vederli mi spavento. E quindi la prima volta sono risalita subito, invece la seconda volta non sono più risalita, volevano buttarmi la scaletta, ho detto no, sto direttamente qua, buttatemi le pinne, la maschera, me ne sto qua, e poi ho raggiunto gli altri, perché appunto mi sono trovata da sola, non c'era nessuno sotto me, il buio più totale, perché era parecchio profonda l'acqua, e quindi poi ho nuotato, ho raggiunto gli altri che erano più verso la riva, e lì è bellissimo perché si vedono, mamma mia, è stato stupendo, vabbè ve l'ho detto, ma tutti i coralli e tutta appunto la barriera corallina con tutti questi pesciolini e le tartarughe, addio, è stato bellissimo veramente. Qui alle Maldive ho vissuto tra le esperienze più belle della mia vita, con i delfini, che tra l'altro torniamo a vederli oggi, non vedo l'ora. Ma per voi, sì, altra cosa che volevo dirvi, per voi, tanto chiacchieriamo un po' e mi siedo che aspetto Tomas. Stasera andiamo a vedere di nuovo i delfini e sono super 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 contenta, e tra l'altro al tramonto andiamo a vederli, quindi sarà molto romantico, sarà anche molto bello. E ho pensato per il video, perché allora, ieri stupidamente non ho filmato un vlog quando eravamo in viaggio, perché pensavo di averne già due pronti, invece alla fine uno è andato online praticamente ieri, l'altro invece è andato online quando stavamo per partire, in realtà dovevo prepararne tre di video, non due, mi sono sbagliata, quindi oggi non ho un video da caricare, ma ho pensato, siccome credo di avere molto materiale oggi, perché abbiamo fatto, stiamo facendo un sacco di cose, sono super contenta, e ho pensato di caricare metà giornata di oggi, già oggi, visto che in Italia siete 5 ore indietro rispetto a noi, da voi è mattina, da noi invece è già pomeriggio, quindi io a metà pomeriggio farò il montaggio di questo video e lo caricherò per voi, così avete un video anche oggi, mentre invece tutto il resto della giornata filmerò e caricherò domani, quindi spero che vi piaccia così questa mia idea, anche appunto se la giornata non sarà completa, se non altro avete due video, uno oggi e uno domani, perché non voglio saltare una giornata, vi ho promesso i video dal lunedì al venerdì, e deve essere dal lunedì al venerdì, incrociando le dita spero di farcela. E poi internet qui non è male, ho visto ieri un video, me l'ha caricato in tre quarti d'ora più o meno, prima mi dava 2 ore e mezza, poi è sceso a 40 minuti, quindi sì, più o meno io penso una cinquantina di minuti mi ha caricato il video, che poi era di più di mezz'ora, quindi non è affatto male, devo dirvi, che tra l'altro è quasi meglio internet qui di quello che abbiamo noi in Italia, e quindi ho pensato di fare così, ecco, appunto per non lasciarvi senza video. Adesso andremo in palestra e dopodiché torniamo, abbiamo la Dolphin Cruise al tramonto che inizia appunto alle 5:30, perché qui il sole tramonta, boh, come in Italia, alla fine tramonta presto, e poi abbiamo questo party, cioè questa cena fantastica nel ristorante sottomarino, che vi giuro non vedo l'ora, ed è il ristorante sottomarino più grande al mondo, quindi deve essere, ho visto solo le foto per adesso, non ho idea di dove sia, tipo che penso me l'abbiano indicato, tipo è là, non ho idea, comunque deve essere bellissimo, quindi
Però la parte dei delfini e del ristorante sottomarino la vedrete domani. Quindi non possiamo darvi la buonanotte, ma vi mandiamo un bacione. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao Jacques. Ciao.